Amiche, bentornati nella mia discarica. Oggi siamo qui con un nuovissimo video in cui farò quiz sulla Marvel. Anche se non ne so praticamente niente, più o meno. Ho trovato questo quiz in cui dobbiamo indovinare i supereroi Marvel dal simbolo. E boh, vediamo che succede. Riconosci il supereroe Marvel dal simbolo? Quiz! Pensi di essere un vero fan della Marvel? No! Allora mettiti alla prova con il quiz e tenta di indovinare tutti i simboli degli eroi! Pensi di essere un vero esperto della Marvel e saper riconoscere i simboli? No! Va bene, allora, primo simbolo è... penso sia Hulk. Corretta, wow! Mi sento già un campione. Allora... Gamora credo di conoscerla e non credo sia... Black Widow, non ho presente di come sia fatta. Valkyria non so assolutamente cosa sia. Black Widow. Oh, corretta. No, vabbè. Sono veramente un fan della Marvel. E Thor. Ok. Questa la sapevo per davvero. Capitan America. Oddio. Ok. Pure la H. Ok. Ok. Oddio. Nick Fury che c'aveva la benda. E penso sia Loki. Vabbè raga, ma sono un mostro. Ehi, sono andato troppo giù, scusate. Questo penso sia Black Panther. Ok. Oddio, cos'è questa cosa? Allora Loki lo escludiamo perché l'abbiamo visto poco fa. Capitan Marvel, non so assolutamente come sia fatto. Doctor Strange, sì, ma non so. Doctor Strange. La Capitan Marvel. E Spider-Man. Andiamo avanti, sono carico. È una palla da basket. Ok. Oddio. E Ant-Man. Wanda? Cosmo e Wanda? E... ok. Perché ce ne sono due? Ho paura. E... potrebbe sembrare un occhio. Quindi visione. Ok, non me l'aspettavo assolutamente. Capitan America, no, l'abbiamo fatto. E Iron Man. Ok, non credevo in realtà. 14 su 15. Troppo forte. Dobbiamo assolutamente farne un altro. Procediamo con questo. Riconosci i personaggi Marvel dai tre indizi. Riconosci a fondo la Marvel? Sapessi riconoscere i personaggi dagli indizi? No. Prova subito il quiz. Ok. Potrei considerarti veramente fan della Marvel e saprai riconoscere i personaggi... Come te la caverai? Preferisce nascondere la sua identità agli altri. È un genio della scienza ed è innamorato di una ragazza in nome MJ. È Spider-Man. Corretto. Questo era facile. Quindi ho paura per il resto, però vediamo cosa succede. Ha capacità telecinetiche, manipola un'intera città, è innamorata di Visione. Wanda. Inizialmente è un neurochirurgo, appassionato di arti mistiche, in un film aiuta una ragazza in nome America Chavez. Aiuta una ragazza. Doctor Strange. Non lo sapevo assolutamente, ve lo giuro. È un'avvocata, ha un grande senso dell'umorismo e ha una parentela con Bruce. Chi è Bruce? Bruce Lee? Lei. Ah, era She-Hulk. Ma è verde, come fa a essere un'avvocata? Non sono razzista, raga, però. Il suo vero nome è Carol, non ricorda nulla del suo passato e ha vissuto su un altro pianeta. Gamora. È miliardario, ha un carattere estremamente carismatico. È miliardario, ha un carattere estremamente carismatico e riesce a sconfiggere Thanos. È Iron Man. Ok. Può rimpicciolirsi o ingrandirsi, è un ex ingegnere elettronico e ha una figlia, Ant-Man. Questo penso sia l'unico film che ho visto per davvero. Ha un martello, è un dio e ha un fratello, Thor. È russa, ha lavorato come spia, si sacrifica per salvare il mondo. Yelena. Ah. È vero, pure Natasha è il nome da russa.
Zoratis. È cresciuta a Brooklyn, si arruola nell'esercito, si innamora di una nonna di nome Peggy. Di una nonna. Capitan America. Unexpected. Ha una serie TV tutta sua, è specializzato negli inganni e ha un fratello. Loki ha un fratello. Ok. Il resto non lo so, però ha un fratello. Il suo vero nome è Peter, fa parte di un gruppo di guardiani, è stato rapito all'età di 8 anni. Star-Lord. Ok. Mi mancano, porca miseria. Protegge il Wakanda, è un re, ha un carattere umile e onesto. Black Panther. Grazie papà che mi dici tante cose su queste cose che io non capisco. Appare per la prima volta in una serie TV, è abile con l'arco, proviene da una ricca famiglia. Questo non è... come si chiama? Vabbè, c'ha l'arco. Ah, pure lui c'ha l'arco. Però forse è povero e non c'è una serie TV. Anche questo personaggio ha una sua serie TV. È una grande fan di Carol Danvers. È adolescente. Sono tutte e tre adolescenti. Non so chi abbia una serie TV. Non so chi sia Carol Danvers. Kamala. Oh, ho indovinato 11 su 15. Pensavo molto peggio. Sono assolutamente sorpreso. Non commenterò il balletto di Spider-Man. Quindi amici, questo è quello che so più o meno sul mondo Marvel. Se questa idea vi è piaciuta fatemelo sapere, potrei farlo sia con le stesse cose che con altre cose che non conosco e con cui potrei andare completamente a caso. Quindi se vi piacerebbe vedermi fallire ancora fatemelo sapere tranquillamente, io sono a vostra disposizione. Detto ciò, vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia piaciuto. E niente, ci vediamo in un prossimo video, ciao!